Trovati con il nostro approfondimento, siamo in studio con Lello De Prisco, candidato sindaco a Pagani, sostenuto da tre liste, in cammino con Lello, Lello De Prisco sindaco e Ricostruiamo Pagani. Salve e bentrovato. Salve, come va questo cammino che è cominciato ufficialmente da ottobre ma che va avanti già da qualche mese? Sì, la conferenza stampa inaugurale, diciamo, della presentazione ufficiale c'è stata a fine ottobre, adesso non ricordo neanche io con precisione. Poi c'è stato tutto questo periodo in cui abbiamo fatto con i candidati e persone, tecnici, professionisti, dei gruppi di lavoro con cui stiamo stilando il programma elettorale che presenteremo presumibilmente a fine febbraio. Nel frattempo ci sono stati anche incontri con i cittadini nei cortili, nelle piazze, nelle scuole di Pagani, sempre con l'intenzione di partecipare al programma, di farlo vivere alla gente e non farlo nelle segrete stanze tra pochi intimi. Questo aspetto ha colpito molto il cittadino, che anche a livello privato e personale mi chiama per dire la propria opinione su una tematica particolare, per cui questo tipo di rapporto che ho instaurato con le persone fa sì che mi fa pensare di non aver sbagliato a partire con largo anticipo per questa campagna elettorale. Possiamo definirlo un programma aperto, perché è un programma che è partecipato in queste settimane, lei sta raccogliendo dei suggerimenti da inserire nel programma? Sì, assolutamente un programma aperto, anche perché i candidati, oggi candidati ma che prima erano soltanto amici e professionisti che collaboravano, ma oggi hanno sottoscritto anche le candidature, portano anche altre persone a partecipare a questi gruppi di lavoro e, ripeto, attraverso i loro suggerimenti stiamo facendo questo programma. Programma che a 360 gradi coinvolge tutte le tematiche che un cittadino deve affrontare, dal problema della sicurezza, dell'ambiente, del commercio. Con alcuni tecnici ovviamente ci soffermiamo a parlare di cose più tecniche, come potrebbe essere il bilancio, la pianta organica, il PUC, appunto il PUC, per cui questo tipo di partecipazione fa sì che oggi abbiamo un quadro chiaro di che cosa, di quale città immaginiamo e dove vogliamo arrivare eventualmente nel quinquennio di amministrazione. Lei dice che queste sollecitazioni le sono arrivate dal basso, dai cittadini. Certo. Ma su cosa chiedono maggiore incisività? Beh, innanzitutto chiedono una città sicura, una città pulita. Questi sono i due capisaldi di ogni cittadino, ossia oggigiorno hanno ben in mente il fatto che il comune non possa essere un collocamento, quindi è difficile che si chieda ancora oggi un posto di lavoro. Il cittadino, il giovane soprattutto, vuole che il sindaco crei le condizioni per rimanere a Pagani, per vivere a Pagani in una città tranquilla e pulita. Quindi questi sono i due capisaldi, quindi sicurezza e ambiente, che è quello che un sindaco può dare alla propria comunità, per cui poi a scalare esistono altri tipi di problematiche, come la problematica del lavoro e altri tipi di problematiche come il recupero nel senso del centro storico, il recupero del commercio, ma i due capisaldi sono una città pulita e una città sicura. Questo implica probabilmente un sentiment da parte dei cittadini che la città non la percepiscono attualmente né pulita né sicura? No, attualmente c'è questa difficoltà. Ovviamente, essendo una persona onesta intellettualmente, dico che una città pulita non è soltanto responsabilità di un sindaco o della società che gestisce i rifiuti in loco, ma sappiamo benissimo che è diventato questo un problema più comprensoriale, addirittura nazionale. Però è ovvio ed evidente che se dovessimo andare ad amministrare, noi abbiamo in mente una raccolta differenziata, un ciclo di rifiuti leggermente diverso rispetto a quello che si sta verificando oggi a Pagani.
Quindi ne avremmo in mente di instaurare un sistema di premialità, di bonus e malus, perché soprattutto bisogna tutelare il cittadino che oggi l'immondizia la paga, perché rischieremmo che il segmento di cittadini che pagano potrebbe ridursi ancora di più se non ci fossero dei premi, delle soddisfazioni per chi va a pagare rispetto a quelli che non lo fanno. Ma possiamo anche parlare di un cambio culturale che viene chiesto ai cittadini, perché è vero che le amministrazioni devono fare la loro parte, probabilmente anche i cittadini molto spesso non sono molto attenti, diciamo, alla differenziata. Il cambio culturale è auspicabile, ma è anche l'esempio che va dato. Noi vorremmo essere da esempio di una macchina amministrativa efficiente, efficace, che dia risposte al cittadino, perché diciamoci la verità, se l'esempio, quindi quello della pubblica amministrazione, dell'amministratore, non è un esempio che si confà al buon costume, oppure anche alla gentilezza, alla gentilezza anche dei modi, ovviamente il cittadino si sente un po' più spaesato. Con un'amministrazione più decisa, più compatta e meno approssimativa, penso che sia un esempio migliore che può far nascere questo ciclo virtuoso anche all'interno della città. E sulla sicurezza invece i cittadini non sentono una Pagani sicura? Non sentono una Pagani sicura perché effettivamente abbiamo in campo pochi vigili. Anche le forze dell'ordine sono scarse. Ovviamente dobbiamo implementare anche sistemi di videosorveglianza, dobbiamo fare il possibile per allargare la pianta organica dei vigili urbani, chiedere l'aiuto delle forze dell'ordine, però quando si parla di sicurezza e di trasparenza nella pubblica amministrazione, anche qui torniamo al concetto di esempio, un'amministrazione che dà sicurezza da un punto di vista deontologico e professionale, dà sicurezza a scalare anche sul cittadino e nella città. Lei faceva riferimento al lavoro e diceva oggi tutti sanno che non possono chiedere al candidato un posto di lavoro, ma quali sono le condizioni che la sua amministrazione vuole creare per favorire lo sviluppo occupazionale, industriale e produttivo a Pagani? Beh, io l'ho detto in altre trasmissioni, anche qui, quello che sarebbe auspicabile è che il lavoro, soprattutto i giovani, lo creassero in casa attraverso corsi di formazione, però ben diciamo dettagliati, ben collegati al territorio. Quando Lello parla di città di Sant'Alfonso e di turismo religioso, pensa, immagina a tutti dei settori che intorno ai pellegrinaggi, al settore turistico si può creare. Parliamo dall'iniziativa dell'apertura di Bed and Breakfast alle aperture di le cosiddette bancarelle con le statuine, così come si può immaginare ovviamente a tutto il concetto di città ricettiva e quindi tutto l'apparato turistico su cui il giovane si può formare dal punto enogastronomico, dal punto... Quindi il turismo è un settore, un segmento su cui puntare in secondo me oggi è la grande scommessa che la città di Pagani deve vivere. La domanda principale è perché uno dovrebbe investire a Pagani e perché uno dovrebbe restare a Pagani. Secondo me, lo dicevo in altre trasmissioni, Sant'Alfonso è centrale in questo tipo di ragionamento. Quando andiamo a San Gerardo vediamo fiori di pullman che invadono la cittadina, perché non dovremmo vivere questo anche a Pagani? Ovviamente poi, ripeto, a cascata questo processo economico farebbe nascere nuovi posti di lavoro. Abbiamo parlato di sicurezza, di verde pubblico, di lavoro, parliamo di manutenzione, la città non sembra essere a tutto punto. Guardi, è evidente a tutti che abbiamo dei problemi di stradali, non soltanto di manutenzione stradale, così come abbiamo il problema della manutenzione dei centri storici. Spesso quando parliamo di centro storico bisogna rapportarsi anche con il privato, ma sulla manutenzione delle strade
sia locali che provinciali, bisogna che l'amministrazione sia molto più efficace. Certo, abbiamo assistito anche a dei balletti di responsabilità tra comune e regione, che si sono persi i finanziamenti. Ovviamente noi siamo stanchi di sentire questo scaricare i problemi tra l'uno e tra l'altro. Un'amministrazione efficace è anche in grado di reperire fondi affinché le nostre strade siano leggermente più sicure, con meno voragini in mezzo alla strada, perché poi a cascata diventa un problema non solo di sicurezza ma anche economico, perché poi i contenziosi li conosciamo bene per gli incidenti stradali e che pesano molto sul bilancio comunale. E urbanisticamente come si dovrebbe inquadrare la città di Pagani? Guardi, noi... È vero che sono ragionamenti molto importanti e andrebbero sviluppati L'ho detto prima, dobbiamo fare in modo che Pagani diventi la città dell'accoglienza. Su questo concetto noi dobbiamo costruire urbanisticamente la nuova Pagani. Quindi ci sono delle aree da recuperare, immagino il parco urbano, che per me nel progetto domani diventerà Parco del Pellegrino, quindi annesso alla Basilica di Sant'Alfonso, a qualcosa che sta nascendo, tipo qualche bed and breakfast che già si sta costruendo in città, così come ci sono delle aree centrali del paese che vanno recuperate, immagino il comparto dove c'è l'ex Cecilio con la stazione, immagino via Cesarano. Certo, una città turistica deve avere anche una stazione più accogliente. Adeguata, accogliente, con servizi, semmai anche costruire una nuova scuola adiacente alla stazione e evitare che ci siano delle scuole fatiscenti nella zona soprattutto rurale. Per cui immaginare questo, immaginare la città dell'accoglienza, è una città più sicura, è una città che dia pure una mobilitazione diversa, però ovviamente questo è anche nello spirito comprensoriale che va costruito. E dal punto di vista del suolo agricolo, ecco, Pagani è un'ampia area rurale, come va tutelata quella zona da speculazioni o come va reinvestita come area per potenziare? Personalmente, per una persona che è in cammino, per chi fa dello suo slogan in cammino, vuol dire soprattutto tutelare nella maniera più assoluta gli spazi verdi che abbiamo, per cui è una città che deve vivere da un punto di vista dell'edilizia sulla ristrutturazione di quello che già c'è, ma salvare quanto più possibile gli spazi verdi, anzi fornire nuovo verde attrezzato lì dove è possibile, è una priorità della mia amministrazione, perché domani mattina io non sono sposato, non ho figli, ma i figli dei paganesi devono avere nella maniera più assoluta spazi verdi a disposizione dove poter respirare, passeggiare, giocare, portare in giro i propri animali domestici. Il verde è fondamentale in ogni città e noi dobbiamo tutelare quello che di verde ancora abbiamo. Parliamo un po' di politica. Qualcuno l'accusa di volersi dire giovane, un nuovo della politica, però giovane non è perché ha avuto già delle altre esperienze. Come risponde? Io non mi sono mai proposto come la novità di questa campagna elettorale o come diciamo il neofita della situazione. Tutti quanti sanno che io ho amministrato da consigliere comunale 5 anni e da assessore 3 anni, poi nel 2010 mi sono dimesso. Ovviamente se oggi vengo riconosciuto come novità dalla sensibilità comune è solo ed esclusivamente perché mi confronto con due sindaci che già hanno amministrato Pagani e io sembro nuovo rispetto a loro due. Ovviamente se occupo uno spazio, quello della terza via, della terza scelta rispetto a questi due, sono più nuovo, ma non è colpa mia se non c'è qualcuno più nuovo di me, perché poi c'è da dire anche questo, avere il coraggio di candidarsi contro questi due blocchi forti non è da tutti, quindi chi mi taccia di essere o voler essere la novità deve avere anche il coraggio di dire: ma perché non l'ho fatto io? Perché non mi sono candidato io?
O perché io non ho trovato qualcuno. Perché ripeto, ci vuole coraggio e la gente sta apprezzando questo coraggio. E come collochiamo questo cammino coraggioso? Ma ripeto, in questo momento il cammino è collocato come terza via, come terza strada rispetto a due modi e concezioni di amministrare la città che il paganese ha già vissuto. Per cui è una strada civica fatta di persone coraggiose, persone leali, persone che portano proposte per la soluzione dei problemi e persone soprattutto che si sono, tra virgolette, stancati di vivere la grande guerra Bottoniani-Gambiniani. Lo dico con tutto l'affetto possibile e immaginabile, perché conosco bene sia Alberico che Salvatore. Io Salvatore l'ho votato al comune, Alberico l'ho votato alla regione, perché pensavo che questo tipo di scelte fosse la scelta più giusta da fare. Attraverso tante dinamiche sono arrivato a questo tipo di ragionamento. Oggi mi accorgo che personalmente non si può più scegliere tra i due, ma bisogna creare qualcosa di diverso. Io ho tracciato una linea, poi non so se ce ne sarà qualcun'altra in campo, ma nel frattempo sto parlando con tutti quelli che in queste due linee non si trovano e si trovano sulla terza strada. Eppure i due blocchi si riscontreranno, Gambino Bottone, qualcosa di probabilmente di cercato. Beh, da parte loro, ecco. Beh, io non lo so, il sindaco uscente sicuramente era ricandidato. Probabilmente Gambino ha cercato. La candidatura di Alberico era ed è inaspettata, però ciò non toglie che è legittimo che Alberico si sia candidato di nuovo a sindaco della città. Ovviamente è una scelta che io personalmente non condivido e quindi con tutti gli amici stiamo creando un'alternativa a entrambi. I paganesi perché dovrebbero scegliere Lello De Prisco? I paganesi dovrebbero scegliere Lello De Prisco perché Lello De Prisco in questo momento è stato candidato dalla gente, da una serie di persone, di amici che rivedono in me una persona, un professionista in città in grado di dare delle risposte, in grado di portare, fine a questa guerra tra gli altri due blocchi, per cui penso che sia la mia candidatura una candidatura ben voluta dalle persone. Quali saranno gli impegni delle prossime settimane che sicuramente si scalderanno ulteriormente? Beh, sicuramente bisogna accelerare sulla composizione delle liste, bisogna intensificare i rapporti politici tra chi ancora non ha fatto una scelta. In questo momento è molto c'è la centralità e il discorso politico rispetto a chi ancora non ha scelto quale posizione avere e con chi schierarsi. Quindi, un appello questo l'appello va fatto a Forza Italia, Fratelli l'appello d'Italia. Va fatto non solo a Forza Italia, a Fratelli d'Italia in quanto partiti politici. Io mi permetto di fare l'appello a tutti quelli che oggi sono ancora indecisi. C'è anche il Movimento 5 Stelle che ancora non ha deciso. Lei vuole pescare anche lì? Io pesco, vorrei pescare in tutto il popolo paganese, in tutti quelli che non si riconoscono in una guerra e che oggi praticamente non sanno a chi sanno voltarsi e a chi sanno votare. Per cui io mi rivolgo a tutti indistintamente, senza voler fare, come si dice, l'insalata troppo mista, però persone che hanno a cuore determinate problematiche e ne vogliono la soluzione. Quindi al di là dei colori politici di riferimento, penso che il civismo sia questo. Ovviamente. Però se arrivassero gli appoggi di partiti come Forza Italia e Fratelli d'Italia, la sua corsa civica diventa più orientata verso centrodestra. Arrivassero quei simboli. Allora, ripeto, la vita è fatta di scelte. Io dialogo con tutti. Poi, se dovessero arrivare Forza Italia, Fratelli d'Italia, con alcuni tra gli elettori o come simboli, io non avrei alcuna sorta di problema ad averli come alleati. Ecco.
Va bene, quindi con quest'appello al dialogo che Assolutamente. viene posto, viene fatto agli altri ancora indecisi sulla scena politica di Pagani, chiudiamo questo approfondimento con Lello De Prisco, candidato sindaco al momento sostenuto da tre liste civiche in cammino con Lello De Prisco sindaco, e ricostruiamo Pagani. Arrivederci a tutti. Buonasera, arrivederci.